che avete ascoltato in questo momento erano poesie, canti presentati con i nostri bambini in un fantastico girotondo a quattro, e per questi simpatici bambini, nonché per le loro simpaticissime preparatrici, la Elfriede Petturitti e addirittura la International Cristina, perché la Cristina, che adesso è già passata al di là dei nostri studi, come avete inteso, addirittura cantato in Deutsch e Italianisch, se non vado errato, e ha preparato questi bambini con questa simpatica canzoncina che purtroppo, dati i modesti mezzi a disposizione dentro a questa comprendonia, non riusciamo nemmeno a tradurvi, ma voi prendetela così come ve l'abbiamo passata. E adesso, miei carissimi amici, così bravi, così simpatici, prendetevi invece da noi, che Ilaria ha portato per voi, dei premi messi a disposizione dall'organizzazione. E intanto che Ilaria vi dà i simpatici premi, almeno fateci sapere come vi chiamate. Tu come ti chiami? Amerina, eri tanto bravina, Amerina, brava. E tu? Tatiana, sei stata formidabile tu. Ecco, tu guarda, girati così perché lì c'è il capo con gli occhi, lo vedi? Eccolo lì, come ti chiami? Massimo. Bravo Massimo, sei stata una cosa potente. E tu con questa automobile dove vai? Come ti chiami? Stefano. Bravo Stefano, ciao a tutti, e un grazie alle simpatiche maestre e in modo particolare a Cristina, che così internazionalmente è intervenuta alla nostra serata. E in questo momento possiamo dire che sia doveroso per noi entrare nel clima più atteso della serata. Vi ricordiamo che tra poco prenderà il via il gioco del locone. Intanto ascoltiamo ancora il complesso La Prospettiva, sul quale ci sono giunte altre notizie. Il nostro simpatico batterista, che oggi, come dicevamo prima, compie gli anni, come si suol dire così in casa, il suo glorioso onomastico. Prima abbiamo detto qualcosa che non andava su di lui e precisiamo subito: il nostro batterista si è sposato da pochi giorni, e io l'ho fatto da un po' di tempo, meno di un anno anch'io, penso un po', ma ero un po' scordato ste cose in fretta. Se mi sente mia moglie, che probabilmente è in giro per Massa Martana, stanotte me le dà di pelle e di dure. Comunque tanti auguroni, e speriamo che questo fatto familiare ti porti ancora miglior successo, e ti porti sempre più gioia, sempre più allegria e tanta musica in casa. Prego, con La Prospettiva.
signore e signori, abbiamo qui in studio un personaggio molto importante della nostra associazione, Mister Cesare Angelantoni, il quale questa sera qui con noi in studio ci presenterà una delle migliori sorprese della serata. Eccolo qua con noi, il nostro mister che tutti voi di Massa Martana conoscete e che gli altri probabilmente conoscono ancora meglio per la fama di questo nostro concittadino, la fama industriale logicamente, perché è il fratello di Oreste che abbiamo nominato poc'anzi all'inizio della nostra trasmissione, e sono entrambi insieme al loro padre commentatore favolosi in fatto dell'industria del freddo. Ma come dicevamo, per Oreste sono tutt'altro che freddi, sono particolarmente generosi, particolarmente attenti ai fatti massetani, soprattutto a quelle alle tradizionale giornata massetana, e in modo particolare, in special modo, Cesare si occupa dell'organizzazione della Magnata, e della quale lui è il presidente dell'ordine massetano della Magnata. Per questa occasione, nella terza edizione, l'organizzazione ha voluto fare una sorpresa che personalmente ritengo molto molto interessante e decisamente originale. L'organizzazione ha preparato per tutti voi amici commensali e anche per tutti gli altri che questa sera sono nella piazza e in Massa Martana a tutti, una grossa occasione, l'occasione di potersi portare a casa un pezzo forte di deruta che i nostri amici dell'organizzazione hanno fatto preparare. E io in questo momento passo senz'altro il microfono a Mister Cesare, che avrà in maniera molto più compiuta di me potrà illustrare l'iniziativa e soprattutto il gioco, se così si può dire, che verrà abbinato a questa iniziativa. È un gioco che, mi permetto di dire, molto interessante, perché darà a tutti, come vi dirà Cesare, la possibilità di portarsi a casa un originalissimo souvenir di questa terza edizione della Magnata. Prego Cesare. Quanto vi ha detto Filippetti si riferisce al piatto che avete visto prima e che è stato da noi pensato per due motivi. Il primo, per commemorare, per ricordare questa occasione della Magnata 77, e il secondo motivo, per dare una mano alla Proloco, che così generosamente, vero, si impegna per realizzare queste giornate massetane. Abbiamo pensato di ricordare la manifestazione con un oggetto tipico dell'artigianato umbro, e tra le varie soluzioni che abbiamo ipotizzato, quella di un piatto in ceramica di deruta ci è sembrato l'oggetto più idoneo allo scopo che noi volevamo raggiungere. La signorina Proietti adesso ci porta il piatto che potete vedere e che è stato realizzato da una ditta di deruta e da un pittore, vero? Decoratore. Ogni piatto è decorato a mano, è fatto in 50 esemplari, sono 50 pezzi unici, possiamo dire. Nella parte posteriore viene riportata l'indicazione della Magnata 77 e sono numerati dall'1 al 50. Nella parte frontale, invece, come avete già visto prima, è rappresentato il simbolo della Magnata 77, che è la quercia e che in buon massetano viene indicata la cerqua. Ora, come poter soddisfare, vero, le attese della nostra associazione, della Proloco, con questo piatto? L'iniziativa vuole essere, da un lato, vero, come già dicevo, di sostegno per la Proloco stessa e di possibilità per tutti coloro che hanno partecipato alla Magnata di portare a casa un ricordo direi particolarmente prezioso, dato il tipo di oggetto che è stato preparato. E questi piatti, come dicevo, sono stati presentati in 50 esemplari, quindi sono numerati, non possono essere fatti più di questi pezzi, vero, prestabiliti. Questa sera un nostro incaricato, Francesco Spitoni, che è stato da noi espressamente incaricato a questo scopo, passerà tra poco nei vostri tavoli portando una busta con un cartoncino, e questa busta verrà consegnata ad ogni
nucleo familiare, al rappresentante di ogni nucleo familiare e a coloro che sono ospiti, coloro che sono interessati a questa occasione, è bene che facciano attenzione a queste indicazioni che sto dando, perché sono molto importanti, e ad ogni nucleo, dicevo, familiare, ospite del nucleo che ha prenotato, ovvero il tavolo. In questa busta verrà indicato, ovvero, il valore di offerta che viene fatto da ogni singolo commensale per il piatto che è qui presentato. Il piatto ha 32 cm di diametro, ha un valore commerciale discreto, vorrei dire, e viene presentato ai partecipanti della magnata in una forma di offerta acquisto, così noi l'abbiamo chiamata. Questa offerta acquisto parte dal valore di 18.000 lire e è previsto un aumento in 1.000 lire in 1.000 lire per coloro che vorranno acquisire la possibilità di prendere, vero, il piatto medesimo. Perché questo? Perché i nuclei familiari presenti sono molto di più dei piatti che sono messi a disposizione. Su 50 pezzi realizzati abbiamo determinato di lasciare il primo pezzo in possesso della nostra associazione come patrimonio, ovvero quindi il numero 1 è destinato alla nostra associazione. Il numero 2 l'associazione unanimemente ha determinato di consegnarlo al signor Caramazza, che con tanto ammirevole, vero, entusiasmo e impegno ci ha permesso di realizzare questa manifestazione. Il numero 3 era previsto ed è ancora previsto che venga consegnato all'amministrazione comunale di Massa Martana e speriamo di poterlo consegnare personalmente al sindaco, che purtroppo questa sera non è insieme con noi. Infine, il numero 50, cioè l'ultimo pezzo, è stato donato e verrà donato alla Proloco di Massa Martana. Infine, gli ultimi tre pezzi, cioè il numero 47, 48 e 49, sono stati messi a disposizione di Paparini, che dirigerà tra poco il gioco dell'Oca, per poterli mettere come premi nel gioco medesimo. Restano pertanto a disposizione 43 pezzi. Siccome sono 43 pezzi e i numeri dei nuclei familiari sono assai di più, noi abbiamo pensato che per poter acquisire questo piatto, vero, occorra stabilire una certa graduatoria. La graduatoria sarà data naturalmente dalle vostre offerte. Pertanto, per coloro che sono interessati all'acquisto di questo piatto, mi permetto di riepilogare le cose che sono importanti fare quando riceverete la busta con il cartoncino dall'amico Spitoni, che verrà insieme con i suoi collaboratori ai vostri tavoli. Le cose da ricordare sono queste. Anzitutto, la busta va riconsegnata entro circa 30 minuti, cioè Spitoni, Francesco, riconoscibile da una bellissima barba, vero? Assomiglia un po' al Christus, vero, dell'ultima rappresentazione televisiva, per chi non lo conosce personalmente, no? Ritornerà da voi entro 30 minuti per ritirare le vostre offerte. In queste offerte, in queste buste, vero, voi dovrete indicare queste cose. Le ripeto e le dico soprattutto per coloro che sono interessati all'acquisto del piatto, che, torno a dire, è un ricordo particolare della nostra magnata di questa sera. Sulle buste vanno indicate, e Spitoni ve li potrà dettagliare se voi avete poi qualche dubbio, se non avete ben compreso quello che sto dicendo, il nominativo dell'offerente. Nominativo dell'offerente, quindi nome e cognome. Nome e cognome, dico, della persona che offre la cifra, vero? Se Spitoni è qua, che mi può dare un esemplare, vero? Ecco, questa è la busta che verrà consegnata e c'è lo stemma della nostra associazione sulla busta stessa, così come sul cartoncino, vero, che troverete nell'interno. Tutti hanno una busta ben chiaramente visibile, vero? Quindi nome e cognome, vero, dell'offerente, il numero del tavolo e se la persona che offre, vero, la cifra che poi indicherà nel cartoncino nell'interno, vero, è ospite di un gruppo familiare che ha prenotato il tavolo, deve indicare anche il nucleo familiare, cioè il cognome della persona o della famiglia ospitante. Quindi nome e cognome, numero del tavolo e nucleo familiare ospitante, se si è ospiti del nucleo familiare. Nel cartoncino, che poi va posto nell'interno e quindi chiuso nella busta esterna, il numero 3
Era previsto ed è ancora previsto che venga consegnato all'amministrazione comunale di Massa Martana e speriamo di poterlo consegnare personalmente al sindaco che purtroppo questa sera non è insieme con noi. Infine, il numero 50, cioè l'ultimo pezzo, è stato donato e verrà donato alla Proloco di Massa Martana. Infine, gli ultimi tre pezzi, cioè il numero 47, 48 e 49, sono stati messi a disposizione di Paparini, che dirigerà tra poco il gioco dell'Oca, per poterli mettere come premi nel gioco medesimo. Restano pertanto a disposizione 43 pezzi. Siccome sono 43 pezzi e i numeri dei nuclei familiari sono assai di più, noi abbiamo pensato che per poter acquisire questo piatto, vero, occorra stabilire una certa graduatoria. La graduatoria sarà data naturalmente dalle vostre offerte. Pertanto, per coloro che sono interessati all'acquisto di questo piatto, mi permetto di riepilogare le cose che sono importanti fare quando riceverete la busta con il cartoncino dall'amico Spitoni, che verrà insieme con i suoi collaboratori ai vostri tavoli. Le cose da ricordare sono queste. Anzitutto, la busta va riconsegnata entro circa 30 minuti, cioè Spitoni, Francesco, riconoscibile da una bellissima barba, vero? Assomiglia un po' al Christus, vero, dell'ultima rappresentazione televisiva, per chi non lo conosce personalmente, vero? Ritornerà da voi entro 30 minuti per ritirare le vostre offerte. In queste offerte, in queste buste, vero, voi dovrete indicare queste cose. Le ripeto e le dico soprattutto per coloro che sono interessati all'acquisto del piatto, che, torno a dire, è un ricordo particolare della nostra magnata di questa sera. Sulle buste vanno indicate, e Spitoni ve li potrà dettagliare se voi avete poi qualche dubbio o se non avete ben compreso quello che sto dicendo, il nominativo dell'offerente. Nominativo dell'offerente, quindi nome e cognome, dico, della persona che offre la cifra, vero? Se Spitoni è qua che mi può dare un esemplare, vero? Ecco, questa è la busta che verrà consegnata e c'è lo stemma della nostra associazione sulla busta stessa, così come sul cartoncino, vero, che troverete nell'interno. Tutti hanno una busta ben chiaramente visibile, vero? Quindi nome e cognome, vero, dell'offerente, il numero del tavolo e se la persona che offre, vero, la cifra che poi indicherà nel cartoncino nell'interno, vero, è ospite di un gruppo familiare che ha prenotato il tavolo, deve indicare anche il nucleo familiare, cioè il cognome della persona o della famiglia ospitante. Quindi nome e cognome, numero del tavolo e nucleo familiare ospitante, se si è ospiti del nucleo familiare. Nel cartoncino, che poi va posto nell'interno e quindi chiuso nella busta esterna, vanno indicate le stesse cose che ho detto nella busta, più la cifra, l'importo, vero, che viene offerto per il piatto che vi abbiamo presentato. Vorrei ricordare alcuni dettagli. Non è consentito che più di una prenotazione, più di un'offerta venga fatta da un singolo nucleo o da una singola persona. Quindi verranno cestinate quelle offerte che saranno fatte da più di un nucleo familiare. O per meglio dire, le offerte multiple di uno stesso nucleo familiare. Spitoni vi potrà riferire più in dettaglio se c'è qualche cosa che non avete ben compreso. Nello stesso tempo ricordo la cifra base posta per questa offerta acquisto è di lire 18.000. Naturalmente chi offre 18.000 lire avrà poche possibilità di acquisto se tutti quanti offriranno più di lui, perché i pezzi in palio sono soltanto 43. Peraltro è ammesso ed è consentito, ovvero, anzi ci auspichiamo che tutti possano offrire di più per potersi assicurare, ovvero, la disponibilità di un pezzo, vero? Non so se sono stato sufficientemente chiaro, forse Filippetti mi potrà chiedere qualcosa di più se... Penso, mister, che è stato veramente eccellente in questa delucidazione di questa eccezionale offerta che viene fatta quest'anno per la terza edizione della magnata di Massa Martana. Io penso che ci sia soltanto da riepilogare velocemente che si tratta di una prestigiosa offerta dell'Associazione della Magnata che vi viene fatta per dare perlomeno a 43 persone di poter portare a casa un significativo souvenir.
che mi sembra particolarmente gaio, particolarmente originale. Il mister Cesare ha adeguatamente spiegato che con le buste che verranno distribuite da Spitoni si tratta di scrivere dentro e fuori, in pratica, se non vado errato, le stesse cose, quindi il nome e cognome e l'importo che viene offerto. Come ha detto già mister Cesare, se offrite poco avrete anche poche possibilità di potervi portare a casa questo prestigioso pezzo di ceramica di Teruta, che è fatto in serie limitata, come vi è già stato detto, di 50 pezzi, cosa che ovviamente successivamente, andando avanti il prestigio di questa manifestazione, anche il piatto che vi portate a casa, il souvenir che vi portate a casa, può logicamente aumentare di valore. È una cosa simpaticissima, originalissima, che merita veramente l'occasione di essere portata a casa. Quindi a tutti un grandioso in bocca al lupo, un grazie al nostro mister Cesare che ha organizzato questa manifestazione e che speriamo che incontri il piacere di tutti i commensali qui presenti a Massa Martana per la terza edizione della Magnata. Ricordiamo molto velocemente che gli altri pezzi, il numero uno resta all'associazione come patrimonio sociale, il numero due va al numero uno di tutta l'organizzazione di queste manifestazioni massetane, cioè al mister Caramazza, un romano ormai nazionalizzato qui a Massa Martana, che con la sua prestigiosa personalità riesce a portare avanti molto magnificamente, con la collaborazione di tutti qui di Massa, questa tradizionale manifestazione. Il terzo viene assegnato all'amministrazione comunale, e anche se purtroppo questa sera non ci sono gli amici dell'amministrazione comunale di Massa Martana, verrà loro consegnato ugualmente. Gli altri tre pezzi, il 47, il 48 e il 49, vanno per i premi del Logone, che tra poco vi illustreremo questo fantasmagorico gioco. Vi ricordiamo che il prezzo base dell'offerta è 18.000, il rialzo possibile minimo è di 1.000 lire. Quindi ancora grazie al nostro Cesare e arrivederci a più tardi per la consegna dei piatti tra gli amici fortunati, anzi più che per la consegna, per la comunicazione dei vincitori, perché la consegna avverrà domani sera alla conclusione delle manifestazioni per la 12ª edizione della giornata massetana. E intanto dovremmo essere costretti a dare anche i tempi: da questo momento, cioè dalle 10:15, inizia la distribuzione delle buste con il nostro simpatico Spitoni, che vi è stato magistralmente illustrato, se così si può dire, dal nostro mister Cesare, e quindi alle 11 terminerà la distribuzione delle buste. Avete tempo mezz'ora, alle 11:30 dovete riconsegnare allo stesso Spitoni, che farà il giro inverso, le buste, e probabilmente a mezzanotte, prima della tombola, saremo in grado di darvi il nominativo di fortunati che potranno portarsi a casa questi 43 pregevoli pezzi. Ancora grazie a Cesare e un cordiale con questo arrivederci a tutti gli amici dell'organizzazione della Magnata, che mi sento in dovere di ringraziare profondamente per tutta la loro sagacia, per tutta la loro magistrale organizzazione. E adesso, nel clima delle migliori trasmissioni all'americana, andiamo avanti con il nostro programma con un po' di pubblicità, il nostro fantasmagorico ping pong. Distinguetevi, Trisciani vi aiuta a personalizzare le vostre scelte, vi aiuta a vivere in casa con il gusto di non uscire. Oh.
casa, per il vostro giardino, per costruire la casa, per la campagna, per il giardinaggio, per lavorare i prodotti della campagna. Tutto quello che vi occorre, dalla botte al water closet. I pucci sono tanto cortesi nel servirvi il pane quotidiano che accettano di cuocere per voi crostate, arrosti, dolci, qualsiasi cosa portiate. Noci, miele e chiare d'uovo in una stagnata a fuoco lento. Alla fine è la nociata. È sempre Natale con la nociata massetana. Che ridi? Ho i pantaloni nuovi. Sì, sono i jeans dell'allegria. Sono i Galaxy 2001 di Roberto Levati. Che mi sento in dovere di ringraziare profondamente per tutta la loro sagacia, per tutta la loro magistrale organizzazione. E adesso, nel clima delle migliori trasmissioni all'americana, andiamo avanti con il nostro programma con un po' di pubblicità, il nostro fantasmagorico ping pong. Distinguetevi, Trisciani vi aiuta a personalizzare le vostre scelte, vi aiuta a vivere in casa con il gusto di non uscire. Per la casa, per il vostro giardino, per costruire la casa, per la campagna, per il giardinaggio, per lavorare i prodotti della campagna. Tutto quello che vi occorre, dalla botte al water closet. I pucci sono tanto cortesi nel servirvi il pane quotidiano che accettano di cuocere per voi crostate, arrosti, dolci, qualsiasi cosa portiate. Noci, miele e chiare d'uovo in una stagnata a fuoco lento. Alla fine è la nociata. È sempre Natale con la nociata massetana. Che ridi? Ho i pantaloni nuovi. Sì. Sono i jeans dell'allegria, sono i Galaxy 2001 di Roberto Levati. Thank you.
vicino a casa tua, che manco ce la sapevo. Ma senti un po', ma quando è successa sta strage che mi racconti tu? Sarà stato l'anno scorso a marzo. A marzo, ecco che è stato. Devi da sapere che dei quei tempi non mi sono rientrato dalla piccionara 10 più 6 che fanno 16 piccioni. Sei stato tu delinquente, vieni qua che me l'ha ammazzato. Ma che? Ma io sono professionista, si sempre scambio di piccioni con le palombe. Sarebbe la prima volta. Quelle povere figliole che uno sembra per quella droscella e tu me l'hai ammazzata, no? Andiamo, andiamo, tanto ci sta più vino. Andiamo, va. Questi amici era una simpatica scenetta di caccia tipica del nostro comprensorio massetano, che è stata magistralmente interpretata da due giovani amici che fanno parte del gruppo teatrale che in questi giorni si è improvvisato qui a Massa Martana per portare avanti il programma televisivo di questa terza edizione della Magnata. E gli amici sono Giovanni Baglioni e Paolo Pucci, che molto magistralmente si sono adattati la scena e si rimettono a posto anche i loro bagagli. In questo momento forse una frasca della nostra cerqua è andata in collisione con qualche nostro cavo di studio e quindi si è inteso
un grosso ululato. Comunque adesso siamo veramente ad un punto chiave della nostra serata. Sono le 11, le 23 se non andiamo errati, meno 7 o 8 o giù di lì. Vi ricordiamo che il nostro amico Spitoni è in circolazione per la distribuzione delle buste, per l'offerta, per avere la possibilità di acquisire i fantastici piatti che sono stati preparati per questa edizione della Magnata, un simpatico originale souvenir. Vi ricordiamo intanto anche che sono in giro delle simpatiche donzelle, delle vallette, delle nostre frazioni e della nostra città di Massa Martana, che stanno distribuendo i biglietti della prestigiosa tombolata che prenderà il via alle 24, a conclusione di questa simpatica riunione conviviale qui a Massa Martana. Intanto, se voi adesso molto gentilmente alzate un attimo la testa, guardate sopra il filo che scorre sopra i vostri tavoli, potete trovare appesi, e non li strappate mi raccomando, dei simboli che fanno parte del gioco che stiamo per presentarvi. E quindi vi presento in questo momento Mister Paparini, che è il direttore del gioco dell'Ocone. È qui con noi il Mister Paparini, che tra l'altro voi di Massa e non conoscete già, perché è il gentleman del gioco e dei divertimenti che si svolgono qui a Massa Martana. È il cervello, il computer di tutta l'organizzazione dei giochi che si fanno tradizionalmente nella giornata massetana. Con lui abbiamo anche altri due amici che non so chi sono, ma che ve li diciamo subito, ve li facciamo dire direttamente da loro. Andrea che porta un cestino con dei dadi, che poi Paparini ci dirà a che cosa serviranno questi dadi, logicamente. Poi c'è un altro signore che io conosco benissimo, che faccio finta di non conoscerlo, e sentiamo da lui come si chiama. Gigino, eccolo qua. E allora sentiamo, passiamo senz'altro il microfono a Paparini e vediamo che cosa è questo simpatico gioco, che tra l'altro credo che sia un fantastico gioco estivo e che da tanto che si fa e che è giusto rifarlo in un'occasione come questa. Prego Paparini. Grazie. Allora questa sera giochiamo con l'Ocone e io spero di dirvelo in due parole, anche perché, mi scuso in anticipo, ho una forte bronchite. Se non dovessi riuscire ad andare avanti, abbiamo l'amico Gigi che, oltre a dire alcune cose, mi farà da sostituto nel caso non potessi continuare. Ognuno di voi, come vi ha preannunciato il presentatore, ha sopra di sé un simbolo. Questo simbolo è formato al 50% da oche, con un punto interrogativo, mentre invece l'altro 50% dei tavoli ha dei simboli che hanno un quadratino dove c'è il numero del tavolo, che può essere grigio, e in questo caso è un simbolo negativo, vuol dire che chi casca su quel tavolo avrà qualcosa da perdere, mentre altri hanno un simbolo rosso, e allora vuol dire che chi casca su quel tavolo avrà qualcosa da guadagnare. Io prego ogni tavolo, e mi raccomando, non ogni gruppo familiare, ma ogni tavolo. Abbiamo 53 tavoli questa sera nel nostro serpentone, quindi per ogni tavolo che venga eletto un portavoce il quale dovrà portare la bandiera, il testimone, che adesso si troverà al numero 3 lungo questi tavoli. Mi spiego, partiamo con la cerqua. La cerco l'avete vista inquadrata adesso, quindi il numero 3 sarà il numero di partenza. Il nostro amico Andrea qui ha dei dadi, getterà questi dadi, dopodiché in base al numero uscito si raggiungerà un altro tavolo. Allora il rappresentante del tavolo numero 3 raggiungerà il tavolo previsto. A questo punto potrà trovare o un'oca, e allora lì c'è un punto interrogativo, non si sa cosa sarà, ve lo dirò io. Potrà raggiungere un numero grigio e allora avrà qualcosa da perdere, potrà raggiungere un numero rosso e avrà qualcosa da vincere. In realtà vincere e perdere, nessuno perde niente, c'è solo da vincere. Daremo dei punti in più o in meno
e abbiamo la nostra valletta Patrizia, la quale terrà la contabilità su quel tabellone dei più e dei meno. Cercheremo naturalmente di fare dei giri veloci, e quindi io direi che, siccome la pratica sarà migliore di tutte le chiacchiere che vi sto facendo, direi di cominciare. Per cominciare, allora, scusate, direi ad Andrea di tirare i dadi. Un attimo, mi ero dimenticato una cosa importantissima. Nelle strade lungo i tavoli ci sono due persone, che sono Oreste Angelantoni e Alba Rita Baglioni, che sono importantissime ai fini del gioco. Loro saranno collegate con noi con un radiotelefono. Praticamente dovrebbero adesso trovarsi al punto di partenza, al tavolo numero 3. A questo proposito vorrei chiedere ai due se mi sentono. Alba Rita, mi senti? Me la dai? Scusate, qui c'era da mettere una cuffia. Alba Rita, mi senti? Alba Rita? Sì, Oreste, ti sento molto bene. Molto bene, allora io direi adesso che Andrea può tirare i primi dadi. Vai. Allora, abbiamo fatto 7, per cui dal numero 3 ci portiamo al numero 10. Esatto. Esatto, mentre ti stai portando al tavolo 10, Oreste, io vorrei ricordare che questo gioco si svolgerà in due parti. Alla fine di ogni parte ci sarà un premio che è formato da due oche, cioè un'oca al vincitore della prima parte, un'oca al vincitore della seconda parte. Il vincitore globale vincerà anche i meravigliosi piatti di cui vi ha parlato prima Angelantoni Cesare. Sì? Sì? Ecco, ti ringrazio di questo tuo intervento, e comunque avremo modo durante il gioco di ripetere qualche regola che può essere sfuggita. Comunque andiamo avanti, siamo arrivati al numero 10. Perfetto. A questo punto è con te naturalmente un esponente del tavolo numero 3 di partenza. Ecco, chi è questo signore? Sì? Nulli. Allora, tu avrai trovato al tavolo 10 un'oca col punto interrogativo. Qual è questo punto interrogativo? Io te lo leggo. Barba nera, che paura. Se al tavolo c'è un uomo con la barba lunga nera, il concorrente paga al tavolo 2 punti. Non ce ne so. Allora, siccome nessuno c'è con la barba nera, a questo punto Andrea tirerà di nuovo i dadi ed entra in gara il concorrente del tavolo numero 10. Andrea ha fatto due. Per cui dal 10 passiamo al 12. Può tornare? Esatto. Non ha né vinto né perso nulla. Adesso passo.
Sì, signore, la strada sarà poca. Nel frattempo il nostro... ci dirà... Sì. Proprio deserto? Nessuno è presente di Rocky Salvatore al tavolo 12? Semplicemente Andrea, altro dado e vediamo dove andiamo a finire. 4 e 3, 7. Con il numero 7 andiamo a finire al 19. Al 19 c'è una candela. Foreste. Sì. Sì. Senz'altro. Senz'altro. Allora Oreste, tu adesso con il professor Maurizi, che se non erro è l'esponente del tavolo 10, ti stai recando al tavolo 19. Che cosa troverà al tavolo 19? Sentiamo un po' il nostro poeta cosa ci dice. Che te devo dire? La candela. Mi è toccato il moccoletto, dimmi un po' dove me lo metto. Ai 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 ai, qui c'è una rima che non dovrebbe essere molto positiva. Mi ascolti? Probabilmente Oreste non è ancora arrivato al tavolo 19, per cui nell'attesa di questo arrivo io posso già leggere che cosa succederà al concorrente del tavolo 10. Il concorrente del tavolo 10 dovrà pagare al tavolo 19 3 punti. Intanto spero che Oreste sia in linea. Pronto? Probabilmente dunque, intanto vorrei sapere se ti sei portato al tavolo 19. Mi ascolti? Adesso mi senti? Allora, il concorrente, cioè il numero 10, dovrà pagare 3 punti al tavolo, il che vuol dire che il concorrente numero 10 avrà meno 3, Patrizia, dovrà scrivere meno 3 al numero 10 e il concorrente del tavolo 19 avrà più 3. Eh sì. A questo punto però il mio talloncino dice che riparte il tavolo raggiunto ripetendo il numero uscito. Per cui, siccome eravamo partiti dal 12, avevamo fatto 7, facciamo di nuovo 7 e andiamo a finire al numero 26. Mi senti Oreste? Ti sposti al 26 portando con te la bandiera. Eh sì. A questo punto però il mio talloncino dice che riparte il tavolo raggiunto ripetendo il numero uscito. Per cui, siccome eravamo partiti dal 12, avevamo fatto 7, facciamo di nuovo 7 e andiamo a finire al numero 26. Mi senti Oreste? Ti sposti al 26 portando con te la bandiera. Benissimo.
Benissimo. Al 26. Benissimo, allora stringetevi la mano e auguri per il prossimo anno. Allora, al concorrente numero 26 ti sei portato chi? Il concorrente del numero 19? Minciottinello Mario, che se non ho capito male è il concorrente del numero 19. Allora, purtroppo a Mario è andata male, perché il mio cartellino dice: se il concorrente è maschio avrà due punti da pagare alla cassa, cioè a noi. Se era femmina avrebbe preso due punti. Allora Patrizia al numero 19 e meno 2. Bene. Allora, no, Albarita ti devi portare adesso al tavolo 26, mentre adesso Oreste si porterà al tavolo 26 più quello che ci dirà Andrea. Forza Andrea. Andrea ci ha detto 6, fai vedere, benissimo. Allora con il 6 andiamo al numero 3. Si porterà al tavolo 26 più quello che ci dirà Andrea. Forza Andrea. Andrea ci ha detto 6. Fai vedere, benissimo. Allora con il 6 andiamo al numero 32. Adesso, mentre tu vai al numero 32, io leggerò quello che mi dice il mio punto interrogativo. Questa oca che abbiamo chiamato o che cos'è? Chissà che cosa sarà. Adesso andiamo a leggere. Qua dice: un esponente del tavolo concorrente, e quindi parlo a questo punto del tavolo, un esponente del tavolo 26, dovrà fare a braccio di ferro con un esponente del tavolo raggiunto. Quindi a braccio di ferro con un esponente del tavolo 32. Chi vince prenderà 5 punti e proseguirà. Per cui adesso io aspetto qui un esponente che possono scegliere liberamente, non deve essere per forza quello che attualmente è con te, un esponente del tavolo 26 e un esponente del tavolo 32 che dovranno venire qui a farsi a braccio di ferro. Va bene, d'accordo. Allora, mentre tu cerchi un esponente della tua famiglia, che dal tavolo 32 è retrocesso al 31. Sì? Sì. Beh, direi che in questo gioco ci vorrà qualcuno. Albarita, mi ascolti? Ecco, allora Albarita, tu naturalmente dovrai mandarmi un esponente del tavolo 26 che giochi a braccio di ferro con questo esponente del tavolo 32.
Sì. Cioè? Beh, ma direi che qui siamo come alle Olimpiadi, l'importante sarà partecipare, no? Nel frattempo, per dare tempo a questi due signori di raggiungere qui la sala, io darò il via ad il complesso che farà un pezzo. Prima però voglio dire un'altra cosa molto importante per tutti i tavoli, tutti i 53 tavoli dell'Oca. Dopo aver assistito alla sfida Braccio di Ferro, noi vorremmo dare 5... Sì. Albarita, non capisco. Esatto, mi devi mandare uno per giocare a Braccio di Ferro. Come? Benissimo, benissimo. Adesso io però vado avanti, perché volevo dire che oltre al Braccio di Ferro premieremo con 5 punti l'uomo con i baffi più lunghi e premieremo con 5 punti la donna con i capelli più lunghi. Per cui tutti coloro che ritengono di avere dei baffi fuori dall'ordinario vengano qui e tutte le signorine o le signore che credono di avere i capelli lunghissimi vengano qui. Li misureremo e chi li avrà, i baffi per gli uomini, i capelli per le donne, riceverà 5 punti. Adesso do il via al complesso, alla fine del pezzo faremo il Braccio di Ferro e poi vedremo questi baffi e questi capelli. Grazie. Aspetta. Thank you.
olè. Allora siamo di nuovo in studio con tutti voi amici commensali e siamo così con questo marchingegno in collegamento con la piazza e ecco, il marco è quello che ho nelle mani e queste due corna sarebbero l'ingegno. E abbiamo qui in studio due simpatici amici, devo dire, perché altrimenti non si possono chiamare in un'occasione come questa della terza edizione della Magnata, che dovranno qui di fronte a tutti voi sfidarsi a cordial tenzone, se così si può dire. E sono, vedete com'è l'ironia della sorte e quant'è fantastico questo rendezvous dell'amicizia che si fa qua a Massa Martana, perché mette insieme in un gioco eccezionale, ecco, delle persone, le persone più impensate di questo mondo. E abbiamo niente proprio di meno che un personaggio illustre della nostra regione, l'avvocato Ricciardi, un consigliere regionale, che adesso verrà sfidato a cordial tenzone da un altro massetano del quale vi diremo il nome. Intanto pregherei gli amici di accomodarsi qui al tavolo della grandiosa disfida di Barletta e di Massa Martana. Ecco qua l'avvocato Ricciardi e l'amico Pucci Angelo. Io vorrei che prima di tutto vi daste una cordiale stretta di mano. Ecco, l'avvocato Ricciardi si stava già raccomandando di non finire più in basso di tanto. Noi veramente qui in studio stiamo ammirando la sportività dell'avvocato. È una cosa piacevolissima, simpaticissima, che dimostra la grandiosa sportività del nostro gioco, il fantastico Ocone. E adesso Paperini dirà agli amici come si devono piazzare per la loro disfida. Io mi faccio un po' indietro, Paperini sta assegnando i posti, mi sembra che l'avvocato voglia dire qualcosa. Io, chiedendo scusa agli amici tutti, vorrei spiegare che io non posso vincere in nessun caso per due ragioni. La prima perché l'amico Pucci è un colosso, voi sapete pure l'attività che svolge, quindi certamente non potrei mai vincere. E la seconda ragione è questa, che Pucci è stato un mio grande elettore, come posso batterlo? No, non mi fa più votare. Fantastico! grazie avvocato. Fatti una preghiera, vorrei pregare di autorizzarmi un sostituto. Per esempio, se è d'accordo, il signor Girolamo detto Momo potrebbe essere un ottimo concorrente del signor Pucci. Queste sostituzioni noi non sappiamo se sono ammesse. Il direttore Paparini si sta dando da fare, purtroppo non ci sono possibilità di sostituzioni, avvocato. Sono pronto, e l'avvocato ci dice che è prontissimo. Io ho un gran rumore in cuffia, vorrei sentire il collegamento con qualcuno degli amici o l'amica che è al nostro radiotelefono in piazza, per sentire un po' come vanno le cose. Ah, ecco, il nostro corrispondente ci diceva che le cose vanno tutte bene in piazza. Intanto vedrete sui vostri monitor il sorriso smagliante di Momo, che è qualcosa di eccezionale. Forse se lo vedesse quel dottore famoso del dentifricio ne farebbe qualcosa. Ecco, sta andando veramente in allegria questa nostra trasmissione. E intanto vediamo che l'avvocato Ricciardi si sta riscaldando i muscoli, si sta più che riscaldando. Che è qualcosa di eccezionale, forse se lo vedesse quel dottore famoso del dentifricio ne farebbe qualcosa. Ecco, e
sta andando veramente in allegria questa nostra trasmissione. Intanto vediamo che l'avvocato Ricciardi si sta riscaldando i muscoli, si sta più che riscaldando, rilassando. Pucci invece lo vediamo diabolicamente disinvolto, ma non tanto, perché è un po' emozionato. Logicamente i personaggi fanno sempre il loro giusto effetto, la fama del nostro...